è ovvio che se quello arriva ci può essere una colluttazione, qualcosa, e non è così pericoloso come livello, che lì poi è difficile valutarlo. Magari io lo posso valutare perché ci sono passato in mezzo, ma uno può prendere paura. Poi, primo, chi ti ha invitato? Secondo, adesso nel 90% dei casi, quando entrano dentro, cioè, fanno delle brutte cose, o picchiano, euro, o pestano per 50 euro, stuprano, fanno di tutto. A questo punto è meglio un brutto processo che un bel funerale, io sono di questa opinione. Io ho molte perplessità, lo sento dire delle volte. Ho visto una faccia strana che si aggirava, ho visto una faccia, un personaggio strano che entrava nel mio condominio, chissà chi è quello lì. Non è detto che sia per qui. Magari gli spari perché dice che è eroe, dice quello lì un personaggio che mi fa paura, ecco. Okay. Io sono molto perplesso. Bisognerebbe, secondo me, che ci fossero delle leggi e una giustizia che funzionasse meglio. Il cittadino deve fare il cittadino, ci sono gli altri organi di polizia che dovrebbero provvedere alla nostra sicurezza, no? Cosa ne pensa del carcere? A cosa dovrebbe servire il carcere? Il carcere dovrebbe servire per educare. C'è sbagliato. Come era una volta. Bisogna distinguere da caso a caso. Però non possiamo avere le carceri affollate. Questo è sbagliato, perché poi possiamo avere certi livelli di indecenza, a livello di persone ammucchiate, no. Il carcere deve servire a riabilitare. Dovrebbe servire a riabilitare. Non mi pare che serva molto a riabilitare, quello che sento da quello che leggo. Il carcere dovrebbe servire a chi ha sbagliato a capire la gravità del gesto commesso. Non dovrebbe essere una cosa coercitiva ma educativa, perché con la coercizione si ottiene secondo me.